Nessuna bellezza di primavera, nessuna bellezza estiva hanno la grazia che ho visto in un volto autunnale. John Donne, Elegie. L'UNIDEL, Università dell'Età Libera, è un'associazione di volontariato nata a Lucca nel 1992 per venire incontro ad una esigenza di cultura e di vita sociale sempre più diffusa nella società civile della città. L'UNIDEL, articolazione sul terreno culturale dell'AUSER, Associazione per l'autogestione dei servizi e della solidarietà, aperta a soci di tutte le età, tende comunque a valorizzare soprattutto il protagonismo degli anziani che rivendicano oggi in tutta Italia, in tutta Europa, un nuovo diritto di cittadinanza, il diritto a conoscere sempre, ad accompagnare all'aumento degli anni quello di nuove opportunità, a conservare un ruolo attivo nella famiglia e nella società. I mesi di vita non sono moltissimi per un'associazione culturale, ma sono stati importanti per superare la fase pionieristica ed aurorale dell'organizzazione. Sono stati importanti per una intensa conoscenza reciproca dei protagonisti di questa bella avventura umana e culturale. 2 anni di un importante esercizio del rispetto e della tolleranza, anni di pratica concreta della solidarietà e della democrazia. Ci ha mossi il bisogno di stare insieme, secondo forme, modi, contenuti e tempi nostri, propri, e non invece imposti da fuori. Stare insieme socialmente per offrire alla città occasioni culturali ed associative di buona qualità, non escludenti e sempre in un clima di amicizia e di fraternità. In una dimensione che ci è sempre piaciuto chiamare, è sempre piaciuto ai soci UNIDEL definire scuola di umanità. E attraverso questa scuola di umanità i soci dell'UNIDEL hanno saputo trovare e inventare le risorse e le occasioni per stare insieme in maniera non banale, per valorizzare i loro saperi e le loro esperienze, per metterle a disposizione di un circuito assai più largo di quello familiare, di quello amicale, per confrontare e sistematizzare conoscenze ed informazioni. È poi importante ricordare che tutti i soci dell'UNIDEL partecipano ad ogni livello alla vita dell'associazione e ne esprimono sia le linee generali dell'intervento ricreativo, culturale e sindacale, sia le persone incaricate di realizzare tali linee. In 2 anni sono stati realizzati 16 corsi, vicende e figure degli ultimi 100 anni di storia lucchese, il cinema del dopoguerra, vecchi e nuovi razzismi a confronto, l'art nouveau, cultura e tradizione islamica, vivere e capire la musica, dalle mura al mare, scrittori lucchesi del Novecento, pitture e arti plastiche, dal latino all'italiano, teatro, linguaggio, storia e costume, il Novecento in musica, attività motorie e salute sono soltanto alcuni dei corsi proposti e realizzati dall'UNIDE, corsi che hanno visto la partecipazione di centinaia e centinaia di cittadini lucchesi, soci e non soci. E a questi corsi si debbono aggiungere decine di iniziative integrative. Tutto questo costituisce un patrimonio di tutto rispetto nel panorama culturale, certo non esaltante, della città. Soci, gli amici, i simpatizzanti dell'UNIDEL hanno sempre costruito e partecipato alle attività delle associazioni, confermano la validità dell'intuizione che ha mosso questa bella esperienza educativa, che cioè nella città di Lucca c'è un forte bisogno formativo ed associativo, a cui,
Con modestia ma con tenacia l'UNIDEL propone disponibilità, idee, competenze e strutture. Su questo terreno educativo, formativo, di socialità intelligente, l'UNIDEL chiama a discutere e a confrontarsi gli uomini pubblici, gli amministratori e i politici. Nella città che si propone come una delle capitali del volontariato, l'esperienza dell'UNIDEL, di un servizio culturale qualificato e assolutamente volontario, ha tutte le carte in regola per meritare attenzione e rispetto. Attendiamo quindi segnali dagli uomini pubblici, mentre gli stessi segnali sono già arrivati dalla gente, dai soci, dagli amici, dai relatori dei corsi, a cui va tutta la nostra gratitudine. Tutti costoro hanno contribuito a costruire momenti di incontro, occasioni culturali, di dibattito, conferenze, visite guidate, momenti associativi e di scambio. Insomma, l'UNIDEL, grazie anche al loro contributo, intende configurarsi sempre più come un'importante opportunità per il recupero, l'aggiornamento e la messa a punto delle capacità critiche, e la ridefinizione permanente di un progetto di vita pieno di senso, pieno di consapevolezza, di autonomia, di responsabilità e di solidarietà.